La pace del Signore sia con tutti noi, cari nella grazia di Dio e di Gesù. Quest'oggi volevo soltanto ringraziarvi anticipatamente per tutte le preghiere che avete fatto, per l'occasione che il Signore mi sta donando di portare avanti tutta questa bellissima maestà che il Signore mi sta facendo fare. E oggi volevo concludere questo piccolo video per anticipare la grazia di Dio a tutti coloro che hanno un bisogno, e questo bisogno è veramente speciale per chi veramente lo ritiene opportuno fortemente per lui o per lei. Quest'oggi veramente il Signore sta facendo cose meravigliose. Mi sta facendo tradurre tutti i video esistenti nel mio sito e tutti quelli nuovi che sto facendo ancora. Questa è la grazia di Dio che tutta l'umanità, dall'italiano a tutte le altre lingue di tutte le altre nazioni, possono comprendere ciò che il Signore sta facendo qui in Italia attraverso questo piccolo servo che si sta servendo, Angelo Picone. Questo l'ho voluto inculcare anche il nome per dare gloria a Dio e a Gesù. E questa meravigliosa gioia nel poter condividere ancora il Salmo 104, dove dice: lode a Dio per la bellezza del creato. È un bellissimo titolo, questa sintonia, questa lode a Dio per la bellezza del creato. E non è vero forse quanto è bello il creato, quando il Signore creò il cielo, creò il sole, creò la luna, creò le nubi e creò anche il nostro pianeta, la terra, creò l'uomo e dall'uomo creò tutta l'umanità. Questa è la meravigliosità che Dio ha fatto per ognuno di noi, e quest'oggi lo vediamo improntato in questo salmo: lode a Dio per la bellezza del creato, dove dice dal primo versetto: anima mia, benedici il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande e sei vestito di splendore e di maestà. E già dal primo versetto ci dice la maestà di Dio, come si riveste, come agisce e come si dispone per l'umanità, soprattutto per il suo popolo che lo sta veramente venerando, lodandolo con inni, con cantici e con danze e con tutto il resto che Dio fa partecipe al suo popolo. E in questo inizio di questo versetto noi notiamo come dice: Signore mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà, e più di quando possiamo immaginare che Dio si riveste di questa grandezza di splendore immenso. E dal secondo versetto dice: egli si avvolge di luce come d'una veste, stende i cieli come una tenda. Vedete, già dal secondo versetto ci dice che egli si avvolge di luce come d'una veste. Vedete, apprendiamo che lui già con la sua maestà,
con la sua gloria si avvolge con una veste candida di splendore. E noi avvertiamo questa gioia che il Signore ci predispone al tutto il suo popolo con la sua grazia e con la sua potenza ci riveste dalla testa ai piedi e dai piedi alla testa e ci avvolge in una nube meravigliosa di spiritualità, di amore, di gioia e di tenerezza che l'umanità sta vedendo con i suoi occhi chi si avvicina a lui attraverso il suo figliolo Gesù Cristo. E dal terzo versetto vediamo: egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Vedete, egli costruisce qualcosa sulle nuvole. E chi può fare questo se non è il nostro Dio, il nostro creatore, l'immensità della sua vita che si avvicina all'uomo così tenero, così pieno di amore per lui, pieno di gioia per lui, che si sta accostando attraverso il suo figliolo Gesù. E noi vediamo come egli costruisce le sue alte stanze sulle acque. Vedete, egli si avvolge di luce come d'una veste e stende i cieli come una tenda. Egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole e il suo carro avanza sulle ali del vento. Vedete come Dio sta procreando per l'uomo, per il suo popolo, la grazia e la potenza sua per l'eternità. Ora chi in questo momento è nel bisogno, tralasci ogni cosa e si avvicini a Dio per dargli gloria, gioia e amore di quello che lui può, perché Dio aspetta che l'uomo ritorni a lui con grande gioia e con grande amore. Vogliamo lodare il Signore con una piccola preghiera, dando lode a Dio e a Gesù. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo lodare, ti vogliamo ringraziare per questa gioia che tu ci hai messo nel cuore di poter stare ogni attimo vicino a te attraverso il tuo figliolo Gesù. Stringici, Padre, tra le tue mani, vicino a te, vicino al tuo figliolo, e dacci quella potenza che in questo momento abbiamo bisogno. E tutto te lo chiediamo nel nome prezioso del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen.